È iniziato oggi in Corte di Assisi a Pesaro il processo a carico di Rocco Versace, accusato di essere il pianificatore dell'omicidio di Marcello Abruzzese. Si svolgeranno domani pomeriggio a Fano, in forma privata, i funerali di Martina Mazza, vittima del terribile schianto di Monte l'Abate. Dopo che una betoniera ad Ancona aveva sventrato una casa e sfiorato una scuola, i mezzi pesanti sono tornati operativi, ma la gente ha paura. Castel Sant'Angelo sul Nera festeggia la ripresa. Domenica si sono celebrati il Ciauscolo d'Oro e la bellezza di un territorio che non si arrende. Benvenuti a All News, seconda edizione. Si è aperto oggi, questa mattina, davanti alla Corte di Assise di Pesaro, il processo a carico di Rocco Versace per l'omicidio di Marcello Abruzzese legato alla mafia. Ecco com'è andata. Lino Balestra. È ripartito questa mattina a Pesaro il processo per la morte di Marcello Abruzzese, fratello del pentito di 'Ndrangheta, Biagio, freddato il 25 dicembre 2018 davanti alla sua abitazione in via Bovio, nel cuore del centro di Pesaro. Davanti alla corte d'assise c'era Rocco Versace, accusato di essere il pianificatore della sparatoria. Il 57enne calabrese, reo di omicidio in concorso, era collegato da remoto dal carcere di Reggio Calabria. L'assise era già iniziata, ma i giudici avevano trasmesso gli atti alla PM, dichiarando nulla la richiesta di rinvio a giudizio per la presentazione degli atti durante la sospensione feriale. Gli avvocati Francesco Albanese e Pasquale Loiacono hanno sollevato un'altra eccezione sulla legittimità della costituzione di parte civile. 11 familiari della vittima si erano costituiti tramite le avvocatesse Ada Odino e Grazia Riannarelli, chiedendo il risarcimento di 1 milione di euro. L'eccezione è stata respinta. Ci si aggiornerà il 31 luglio con l'ammissione dei testi, ma si entrerà nel vivo in autunno. Nel frattempo si è chiuso un altro troncone del processo ad Ancona con il rito abbreviato per il 43enne Francesco Candiloro e il 44enne Michelangelo Tripodi, indicati dalla procura come gli esecutori materiali dell'assassinio. Sono stati condannati all'ergastolo. Per i familiari è stata disposta una provvisionale di 100.000 euro. Si svolgeranno domani alle 16.30 i funerali di Martina Mazza, la 31enne pesarese deceduta nell'incidente di domenica sul Monte l'Abatese, falciata con la sua auto da un bolide lanciato a 150 km all'ora e guidato da Sultan Ramadani. Il rito funebre avverrà in forma privata e laica a Fano, al cimitero dell'Ulivo, dove la ragazza verrà cremata. Si parte alle 16 dalla camera mortuaria di Pesaro. È cominciata la sospensione del servizio ferroviario sulla tratta Ascoli-Porto d'Ascoli per lavori di potenziamento. L'attività sarà sostituita dal trasporto su gomma della Start. Manuela Cermignani. Per consentire la piena operatività dei cantieri appena partiti, la circolazione ferroviaria sull'Ascoli-Porto d'Ascoli sarà interrotta fino al 30 luglio e la mobilità sarà garantita da servizi su gomma. Dal 30 luglio all'11 agosto invece la circolazione ferroviaria sulla stessa tratta subirà alcune modifiche per la gestione delle attività di completamento. La Start si è resa subito disponibile nei confronti delle Ferrovie dello Stato per permettere all'utenza in possesso del titolo di viaggio delle Ferrovie dello Stato di utilizzare i pullman, gli autobus sulla tratta San Benedetto-Ascoli. Quindi chiunque sia in possesso di un biglietto delle Ferrovie dello Stato può utilizzare, ovviamente senza nessun aggravio di costo, i nostri mezzi. Ferrovie, d'altro canto, dovrebbero anche attuare un programma di rinforzo delle linee istituendo delle linee sostitutive sempre su gomma, per le quali ancora però non abbiamo la definitività. Addirittura non ci saranno fermate extra, nel senso che le fermate saranno quelle tipiche della linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, quindi quelle che vengono effettuate lungo il tragitto, principalmente lungo la via Salaria. Un accordo commerciale e come tale ci sarà anche un tornaconto economico per la nostra società. La durata è quella prevista dalle ferrovie per l'effettuazione dei lavori, diciamo da questa settimana fino all'ultima settimana di luglio.
Il servizio era naturalmente di Cristiano Pietropaolo. Il comune di Ancona comunica che il transito delle betoniere è sospeso fino al 30 giugno perché nella zona c'è una scuola, ma i mezzi pesanti sono tornati all'opera. Così è intervenuta la municipale. Ci dice tutto Claudio Comirato. Venerdì, quando la betoniera è finita contro il muro, lei era a casa perché praticamente la sua abitazione è attigua al garage. Esatto. La paura non è mancata? No, ancora ne devo riprendere, insomma, adesso proprio il fatto che l'ha ritirato fuori, il discorso un attimo mi rismuove pure il pensiero. A Passovarano è senza dubbio rimasta la paura tra i residenti della zona dopo che venerdì mattina una betoniera ha battuto un muretto, ha portato via parte di un balcone ed è finita contro una palazzina. È rimasta la paura, ma è rimasta anche un po' di perplessità per il fatto che dal comune ci avevano fatto sapere che i lavori, ma soprattutto l'impiego delle betoniere qua in via Crocioni era stato in qualche maniera sospeso fino alla fine di giugno, giusto per dare il tempo alla materna Ulisse di terminare la propria attività, e invece i mezzi pesanti sono tornati a transitare lungo via Crocioni al punto tale che i residenti, ma anche le operatrici scolastiche, hanno chiamato il comando della Polizia Municipale, che è proprio intervenuta in zona per i rilievi del caso. Dai primi di luglio le betoniere potranno tornare di nuovo a transitare. È uno spostamento di un problema? La cosa vi preoccupa? Senta, qui è tutta una fatalità, perché vede, io in una frazione del secondo uscivo, ero qui. E sono rimasta lì, quindi non è se ripassa la betoniera, se c'è il treno di là, può entrare in treno, può entrare chiunque, quindi non posso di sicuro dirlo io, ecco. C'ho la macchina qui, me l'ha schivata di 20 centimetri, a parte la macchina ero io, che mi ha preoccupato, io e il signore che non c'era, per fortuna. È andata bene, che non c'è stati morti, si è salvato anche il camionista che si è salvato, perché io, se vedevi la cabina, era tutta cartucciata, e lui si pensava che... Non è che veniva estratto vivo. Ci affidiamo al fatto? Non so. A Castel Sant'Angelo sul Nera, paese che ha riportato ingenti danni dopo il terremoto del 2016, domenica si è svolta una giornata all'insegna dell'insaccato tipico della montagna maceratese, il ciauscolo. Un'occasione per stare insieme grazie alla bontà di prodotti che possono essere attrattivi per un territorio che non si arrende. Il servizio è di Barbara Olmai e Marco Costarelli. La montagna, alle prese con la ricostruzione post-terremoto, non si arrende. A Castel Sant'Angelo sul Nera, domenica 25 giugno, si è svolta la manifestazione Ciauscolo d'Oro, dedicata alla memoria di Pier Giorgio Lorenzetti. Questa era una festa che mancava, è un segnale vero, significativo, che questa comunità vuole vivere e vuole continuare come prima. Sono passati forse troppi anni. Noi siamo con la nostra tenacia, la perseveranza del montanaro, contiamo di ripartire quanto prima. E questa è la prova pratica di chi sta in montagna, che vuole bene a questo territorio attaccato e vuole che gli altri ce lo vengano a visitare, perché insieme facciamo crescere la nostra regione e la nostra provincia. Gregorio Ceccarelli, una festa molto bella, Castel Sant'Angelo sul Nera, si celebra il Ciauscolo. Sì, sì, il Ciauscolo, il salume delle nostre montagne, dei nostri genitori. Veniva fatto il ciauscolo, la prima cosa che veniva fatto era il maiale, il prosciutto, poi la spalla, poi le lonze, poi il guanciale, la rimanenza che rimaneva, tutti i ritagli che rimanevano, si faceva il ciauscolo. Ciauscolo buono e di qualità, che prende il nome proprio da questa zona, che si allarga però ai paesi vicini. Ecco perché è un gioiello da difendere e tutelare, soprattutto se si riuscisse a creare un consorzio di tutela fra tutti i produttori di questo ciauscolo morbido. Ecco, quando parliamo di ciauscolo, di che cosa stiamo parlando? Ciauscolo, stiamo parlando quel prodotto che una volta era il prodotto povero, diciamo, della lavorazione del maiale, però per la sua bontà, per la sua particolarità è diventato un prodotto riconosciuto a livello europeo con la IGP, e con il quale si può sbizzarrire e anche creare nuovi piatti, nuove ricette. Il ciauscolo nasce in montagna perché? Perché è molto grasso, spalmabile, perché c'è una grande quantità di lardo, che era il refilo dei pezzi principali, e in più era, cioè in più si faceva in montagna perché? Perché si riesce a mantenere anche senza le celle frigorifere, senza tanti prodotti chimici. Ci si mette all'aglio, che è un antibiotico naturale, ci si mette il sale conservante e stabilità, ci si mette il pepe conservante, aromatizzante e disinfettante, ci si mette il vino, non quello con i solfiti, perché i solfiti quando matura la carne va a incidere sul gusto, ci si mette il vino naturale.
ovvero rovina la Santa Messa, se vogliamo essere proprio fiscali. Perciò nasce solo esclusivamente in montagna. Roberta e Silvia Lorenzetti sono le figlie di Pier Giorgio. Oggi una giornata completamente dedicata a lui, qui a Castel Sant'Angelo sul Nera, con il Ciauscolo d'Oro, con la grande passione che aveva per questo paese. Assolutamente sì, che l'ha tramandata a tutti noi, a tutti i nipoti. Le passioni ce le ha tramandate tutte, infatti ci abbiamo ancora casa qui e veniamo su appena possibile. E ovviamente mangiamo il Ciauscolo. Rientriamo in studio, un'altra notizia: Matteo Caimmi, amministratore unico delle eredi Raimondo Bufalini SRL, ritenuto responsabile dal Tribunale di Ancona, è stato condannato a 2 mesi di arresto per getto pericoloso di sostanze maleodoranti, condannato nello specifico a risarcire i cittadini di Castelferretti, Onda Verde e a liquidare tutte le spese legali, oltre a quelle processuali. Oggi riapriamo la nostra rubrica sui libri, per voi Marche Librando. Luciano Murgia ha scritto un testo appena uscito, I cammini dei sogni, due piedi raccontano le vie per Santiago. Il libro tratta la trasformazione di un giornalista, a un tempo tabagista e sedentario, diventato appassionato camminatore. Lei è andato per ben 5 volte a Santiago de Compostela. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa, infatti il titolo è Cammini dei sogni, proprio perché ho sognato. I protagonisti sono i miei piedi, infatti sono loro che praticamente firmano questo libro, sono loro che soffrono e penso che abbiano avuto un po' di gioia a sapere che hanno potuto raccontare questi 5 cammini. Lei ha dato anche dei nomi ai suoi piedi. Sì, uno si chiama Onghi e l'altro i Torri, sono 2 nomi baschi. Quando si arriva in Navarro, nel Paese Basco, all'entrata dei paesi c'è scritto Onghi e Torri, Onghi si pronuncia Onghi, vuol dire benvenuti. Io ai piedi ho deciso di chiamarli così e credo che sia un'idea che è piaciuta a molti. Che cosa le hanno lasciato questi 5 cammini? Una sensazione meravigliosa, è difficile descriverla in poche parole. È un ricordo che mi è entrato dentro nel cuore, nella pelle. Ho conosciuto persone di tutto il mondo, ci sentiamo spesso. Poche settimane fa ho incontrato a Milano un irlandese che è stata la prima persona che ho conosciuto nel primo cammino di Santiago. Siamo stati 5 ore insieme al ristorante a mangiare e bere, ma è stato indimenticabile. La prefazione è firmata dal suo grande amico, il campione Alex Svazer. Sì, è un'amicizia che oramai dura dal 2009, sono 14 anni, grazie a un fanese, l'avvocato Peppe Sorcinelli, che mi ha messo in contatto con la sua compagna Giulia Mancini, che è la manager di Alex e soprattutto con Alex. Sono onorato di questa amicizia, soprattutto sono onorato di averlo seguito nei momenti più difficili. Qual è la prossima avventura? Credo che resterà un sogno. Mi piacerebbe fare un altro cammino, ma l'età avanza e credo che bisognerà accontentarsi. Il cuore mi dice, parti domani mattina per fare il cammino, la Via della Plata, da Siviglia a Santiago. La ragione mi dice di accontentarmi del racconto degli altri. Le Marche sono tra le migliori d'Italia per il rapporto, le performance regionali del CREA Sanità, Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità. Siamo secondi solo a Veneto, Trento e Bolzano, lo comunica l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. 6 gli elementi di valutazione, appropriatezza, equità sociale, esiti economico-finanziari, innovazione. Il nostro livello è pari a quello di Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia. Cambiamo argomento, il turismo sostenibile ed esperienziale trova nuova linfa con un progetto che valorizza un'eccellenza della nostra regione, il monastero di Fonte Avellana a Serra Sant'Abbondio. Sentiamo di cosa si tratta nell'intervista realizzata da Luca Falcetta. Un monastero che offre il suo spazio in collaborazione con la regione, con SVEM, con questo progetto internazionale in Italia-Croazia, per rimettere al centro intanto il territorio in questo caso dell'entroterra marchigiano, con le sue ricchezze, con la sua storia, con le sue idee, con la sua forza, che è la montagna, che è un luogo di spiritualità così straordinario come Fonte Avellana. Queste 3 stanze che abbiamo allestito dicono un po' la storia, il presente e guardano anche al futuro. La storia, 1000 anni di pulsazione di una storia che ha dato vita anche a un territorio e poi oggi, luoghi non abbandonati ma luoghi che trovano un modo nuovo di viversi secondo i tempi e il turismo rapido, veloce ma anche il turismo spirituale si alleano perché la vita continui in questi nostri territori.
Diciamo che ci ha preceduto un certo Dante Alighieri, l'anno scorso è stato l'anno particolare in cui abbiamo ricordato il sommo poeta, però poi questo viaggio prosegue perché qui dall'orto botanico anche quell'aspetto viene approfondito in queste stanze che sono state realizzate. C'è un'integrazione straordinaria del territorio e nella storia camaldolese, qui a Fontovellana come a Camaldoli, l'attenzione al territorio non semplicemente come un luogo da vivere ma come proprio una culla di umanità e che quindi va in qualche modo preservato per questo, perché c'è gente che lo vive, che lo abita, che lo ama, che lo sviluppa e che lo fa conoscere. Dante ovviamente è stato il visitatore per eccellenza, ma ne ha anche capito lo spirito profondo. Lei dice sempre: incontriamo il mondo per far incontrare Dio. È un modo di fare anche turismo questo? È un progetto per permettere di incontrare anche Dio? E questo sta proprio nella fantasia di Dio, non nella nostra, che incontra gli uomini in tutti i modi, anche in questo. Noi non chiediamo mai carte di identità religiosa ai nostri visitatori, ma carte di identità umana, potremmo dirle, quindi per condividere a seconda del livello di consapevolezza, di interesse di ciascuno, la bellezza e la profondità di questo territorio. Aprite le vostre braccia per stringere il maggior numero di bambini, amarli e proteggerli come se fossero vostri. Sono le parole di Audrey Hepburn nel suo ruolo di straordinaria ambasciatrice UNICEF, dopo aver dismesso quelle di attrice famosa in tutto il mondo. Da stella del cinema a stella dell'infanzia, e proprio quel ruolo di estrema umanità vuole essere al centro del convegno di beneficenza di domani alle 18.45 a Pesaro presso Villa Caprile, promosso dal comitato provinciale dell'UNICEF. Noi abbiamo in linea Beatrice Crinelli, volontaria UNICEF Pesaro. Buonasera, come avete pensato a questa associazione tra UNICEF e la Hepburn? Buonasera, grazie per l'opportunità. Dunque, ma è stato facile perché avevamo desiderio di creare un evento, qualcosa che potesse essere collegato al nostro comitato UNICEF di Pesaro Urbino. Abbiamo pensato di guardare un attimo alla storia di tutti quelli che sono stati testimonial di UNICEF, gli ambasciatori di UNICEF, e quindi è stato facile fra i tanti nomi poter ricordare quella che è nei nostri cuori, insomma. Ecco, come ha detto lei, noi la ricordiamo come attrice, una star del cinema, però ecco, non dobbiamo dimenticare che effettivamente quando ha smesso di calcare le scene si è occupata anche di tutti i bambini che soffrono in tutte le parti del mondo, quindi è stata presente lei stessa, si è portata in diversi paesi sui 5 continenti, quindi l'abbiamo ritrovata in Africa, in Asia, in America Latina, ovunque, e ha portato il suo sostegno, e così come la vediamo gentile, sensibile, lo è stato anche in questa missione che è molto, diciamo, importante e che le rende onore naturalmente. Certo, certo. Sarà ripercorsa la storia dell'attrice a 30 anni dalla sua scomparsa. Esattamente. Con particolari aneddoti, sì, anche poco conosciuti. Lei appunto sapeva cosa significasse UNICEF, quindi il fine è avremo la prima parte, di questa avremo iniziativa. Una prima parte in cui avremo il relatore Massimo Baronciani che ci parlerà di questa figura femminile, quindi ci racconterà sin dall'infanzia quello che lei è stata, e quindi avremo a seguire anche una pericena, il tutto nella bellissima cornice di una delle ville del Monte San Bartolo, Villa Caprile. Esatto, naturalmente esatto. Vorrei estendere l'invito a tutti quelli che ci ascoltano. Saremo a Villa Caprile proprio per questo convegno venerdì 30 alle 18.45. Il vostro impegno chiaramente continua, il tempo stringe, io so che in cantiere avete anche degli importanti progetti diretti ai comuni, tra cui l'invito di donare una pigotta UNICEF a ogni primo e ultimo nato nel proprio territorio. Io le faccio davvero un in bocca al lupo per tutti questi bellissimi programmi. Veramente abbiamo tantissime iniziative, grazie a lei e a voi tutti. Buona serata. Buona serata a lei.
Ieri sera la Volante è intervenuta in via Benedetto Croce a Pesaro, dove era stata segnalata una trentenne italiana in stato di esagitazione, in preda a una crisi presumibilmente provocata dall'assunzione di stupefacenti. La ragazza era aggravata da un ordine di carcerazione per furto aggravato, è stata arrestata e si trova presso la casa circondariale di Villa Fastiggi. Ora apriamo la pagina dello sport e ci spostiamo nella nostra sede di Recanati. E buonasera anche da parte mia. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Primo contratto da professionista per Alessio Re dell'Ascoli, il giovane attaccante classe 2003 che si è messo in luce con la primavera di Nosdeo, arrivando ad un soffio dalla promozione ed avendo la possibilità di fare due presenze anche in Serie B, ha sottoscritto un accordo triennale con la società con la quale è cresciuto. Non è escluso comunque che venga girato in prestito a farsi le ossa in C, e su di lui ci sarebbero le attenzioni di Recanatese e Torres. Sostanziale nulla di fatto invece ieri nell'incontro tra i rappresentanti della cordata interessata a rilevare la fermana di soci canarini attuali, ossia il presidente Umberto Simoni, l'amministratore Vinicio Scheggia ed il direttore generale Andrea Tubaldi. Un summit cordiale, ma probabilmente nessuna proposta concreta, che invece potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E come già preannunciato, il trofeo Marche dopo le semifinali è giunto all'atto conclusivo. La finale, in programma venerdì sera, tra l'altro in diretta sulla nostra emittente, vedrà di fronte l'Academy Civitanovese, che ha spazzato via il Castelfidardo per 7-0, e la Biagio Nazaro Chiaravalle, che ha superato in extremis la Maceratese per 2-1. E sentiamo le interviste di Sergio Brizzi al termine di questo match. Mister Ricci, un po' di delusione perché eravate passati in vantaggio, avete colpito una traversa che poteva essere il 2-0 e poi nella ripresa avete subito la rimonta della Biagio Nazaro. Eh sì, dispiace soprattutto per i ragazzi. E siamo arrivati fino a questo punto, uscire in semifinale quando il primo tempo eravamo in vantaggio di un gol e soprattutto potevamo aver fatto il secondo in diverse occasioni. Comunque abbiamo incontrato un'ottima squadra. Ci hanno messo in difficoltà, anche loro giocavano, e un peccato, ma hanno vinto i migliori. Una partita che si è riequilibrata all'inizio del secondo tempo, poi occasioni da una parte e dall'altra, poteva vincere chiunque. Sì, sì, è stata una bella partita. Secondo me le partite in settore giornaliero devono essere queste, giocare la palla, giocare al pallone, magari sbilanciarsi, ma cercare di portare più uomini possibili nella metà campo avversaria, in modo che più occasioni da parte nostra, da parte loro, e così è uscita una bella partita. Penso che si siano divertiti un po' tutti. Peccato aver subito quel gol negli ultimi due minuti di recupero, non ci ha dato neanche il tempo per provare a riacciuffarla, pazienza. Una vittoria importante ovviamente, perché è venuta in semifinale. Forse la partita più importante, no? Dopo la finale è una partita a sé stante, che si gioca con tutte le carte in tavola, a viso aperto, però l'importante è arrivare in finale. È stata una partita dura perché la Maceratese è una squadra molto 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 forte, abbiamo impostato in un certo modo, il primo tempo non ha funzionato, abbiamo aggiustato un po' di cose, si sono messe anche bene, no? Le cose, loro hanno sbagliato un gol, noi anche abbiamo sbagliato un paio di gol, dopo alla fine ha vinto chi ha fatto più gol, sono di questa opinione, non ha vinto la squadra più forte, non che loro siano più forti di noi o che noi siamo più forti di loro, ha vinto semplicemente la squadra che ha fatto più gol oggi, chi ha sfruttato più l'occasione, tutto quel calcio è questo. Da parte vostra il merito di aver cercato con caparbietà fino alla fine di vincere la partita, soprattutto può essere passato in svantaggio. È una cosa che in realtà quest'anno un po' ci è mancata, perché in campionato è successo qualche volta, siamo andati sotto e non sempre è venuto questo risultato. Sempre con difficoltà l'abbiamo pareggiato, addirittura vinta, e invece ho visto che in questo torneo i ragazzi si sono un po' motivati, forse anche diciamo proprio il torneo che ti tira fuori qualcosa in più, no? E sono rimasto piacevolmente sorpreso.
Per il basket è stato presentato pochi minuti fa il nuovo allenatore della Carpegna, Prosciutto Pesaro, Maurizio Buscaglia, che ha risposto alle domande dei giornalisti e salutato i tifosi, presenti i massimi dirigenti biancorossi. Ne parleremo diffusamente nelle prossime edizioni del telegiornale. Si chiama Beghin Volley Ancona, questo è il nome della società nata dall'Accademia Volley Ancona per disputare la Serie B maschile con la guida di Dore Della Lunga. Ieri pomeriggio dal notaio la formalizzazione del nuovo soggetto sportivo presieduto dall'imprenditore Dore. Guido Guidi, al suo fianco il vicepresidente Mario Lanari, nel consiglio di amministrazione Emanuele Lodolini, Stefano Pasqualini e Loredana Pistonesi. Un progetto innovativo a medio e lungo termine che guarda al futuro, si legge in una nota, attingendo dal passato per arricchire di stimoli ed obiettivi il presente. Ed anche con lo sport è tutto, Lina, che può tornare a Fano. Grazie Andrea, seguiteci anche online sui nostri siti iotvrs.it e tvrs.it per restare aggiornati sulle notizie che riguardano la Regione Marche. Troverete i telegiornali e la programmazione in diretta. Siamo sempre con voi anche in vacanza. Un altro modo per guardarci è scaricando la nostra app MyTVRS. E più tardi torniamo con fatti e commenti. La rassegna stampa serale di TVRS vi aspetto puntuali alle 23. Bene, tutto per la seconda edizione di All News, grazie per l'attenzione, adesso sigla e previsioni del tempo. L'informazione di TVRS torna domani alle 13.15, da parte mia l'augurio di una buona serata. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Manuel Mazzoleni di Trebi Meteo. Come ci mostra l'animazione alle mie spalle, una perturbazione si sta avvicinando alla nostra penisola e tra la seconda parte di giovedì e venerdì porterà un peggioramento del tempo, a iniziare dalle regioni settentrionali, con rovesci temporali che poi transiteranno localmente anche sulle nostre regioni centro-meridionali. Lo vediamo infatti anche dalla nuvolosità, come il fronte si avvicina alla nostra penisola, il richiamo di correnti umide meridionali porta già giovedì un peggioramento sulle regioni di nord-ovest e poi venerdì la perturbazione entrerà in azione. Lo notiamo anche dalle precipitazioni con il dettaglio sulla nostra penisola. Vediamo appunto giovedì i primi fenomeni che interesseranno i settori nord-occidentali e poi venerdì la perturbazione appunto transiterà sulle regioni settentrionali con rovesci temporali per poi spingersi gradualmente verso le nostre regioni centro-meridionali. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio la previsione attesa per giovedì, quindi peggioramento del tempo sulle nostre regioni nord-occidentali con rovesci temporali a iniziare dai settori alpini, ma poi verso sera qualcosina sconfinerà anche sulla Valpadana centro-occidentale. Altrove ancora prevalenza di bel tempo, ampi spazi di cielo sereno, resiste ancora l'alta pressione e come notiamo con temperature ancora dal sapore estivo, massime che sulle nostre regioni centro-meridionali supereranno ancora i 30 gradi, al nord oscilleranno tra i 28 e i 31 gradi. Ma per maggiori dettagli comunque scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.